Quindi in realtà, quando noi guardiamo gli altri, stiamo guardando noi stessi. Quando noi parliamo degli altri, stiamo parlando di noi stessi. Noi parliamo sempre e solo di noi stessi. Alle volte in maniera più evidente, alle volte in maniera un po' più mascherata, alle volte in maniera più superficiale, alle volte in maniera più profonda, ma noi siamo il nostro intero universo. Noi siamo letteralmente il centro dell'universo. Quindi questo metodo del mondo specchio è un ottimo metodo di autoanalisi, perché ci fa capire che in realtà qualsiasi cosa che noi vediamo è noi. Quindi qualsiasi cosa che noi vediamo, sentiamo, di cui parliamo, di cui ci parlano, quando le persone ci parlano, loro stanno parlando di loro stesse. Ma quello che noi sentiamo è noi stessi. Ma qualcuno inizia a uscire il sangue dal naso, vi spiego. Se io vi dico qualcosa, io adesso sto parlando, ok? Io sto parlando di me stesso. In che senso sto parlando di me stesso? Quello che vi dico fa parte del mio vissuto, fa parte del mio modo di vedere il mondo, esce da me, quindi è me, e questo è abbastanza facile da capire. Ma ognuno di voi non sta sentendo le stesse parole. Ognuno di voi sta facendo un corso diverso. Perché? Perché ognuno di voi è diverso. Quindi il modo in cui voi recepite quello che vi arriva, che invece è uguale per tutti, è oggettivamente uguale per tutti, perché è soggettivamente diverso? Perché voi siete diversi. Quindi ciò che voi percepite parla di voi, non di me. Quello che io vi dico parla di me, ma voi non percepite quello che io vi dico. Voi percepite quello che percepite. Quindi quello che voi percepite parla di voi, quello che io dico parla di me. Siamo tutti universi chiusi in realtà. E ciò che arriva non è altro che un riflesso di noi stessi. Ecco perché è molto intelligente aprirsi agli altri, perché ci dà delle ottime informazioni per noi. Aprirsi agli altri è quanto di più egoistico si possa fare. Aprirsi davvero agli altri, dare davvero agli altri, è quanto di più egoistico si possa fare, perché parla di noi. Dare agli altri dà a noi. Amare gli altri è un modo per amare noi stessi.